Perché mi vengono gli attacchi di fame nervosa? Perché sono così incontrollabili? Perché non riesco a resistere alla tentazione di dolci, biscotti, cioccolata? Perché mi vengono anche di notte? Perché mi arrivano degli enormi sensi di colpa dopo aver fatto abuso di dolci? Perché tutti i rimedi che ho provato finora hanno fallito e come faccio a liberarmi definitivamente dal problema? Capisco perfettamente la tua situazione e anch'io ne ho sofferto per tanti tanti anni, sono stata vittima delle dipendenze da cibo spazzatura e pensavo di aver provato davvero di tutto. Ho provato tante soluzioni, sono stata anche da una nutrizionista che però non mi ha risolto il problema. Infatti mi aveva dato delle porzioni contate e io la sera avevo ancora di più questi attacchi di fame, mi divoravo veramente di tutto. Non sapevo veramente più che cosa fare perché questi richiami verso questo tipo di cibo spazzatura erano più forti di me. Era come entrare in un vortice di emozioni, proprio i pensieri si azzeravano. E la cosa più brutta è che questi pensieri, queste voglie scatenate mi arrivavano più volte al giorno, non soltanto una volta a settimana. Quindi era diventato veramente insostenibile. Ma la cosa più brutta erano tutti quei sensi di colpa che mi venivano dopo aver mangiato, ok? E io potevo stare anche le ore successive a rimuginare su quello che avevo fatto, era veramente orribile. E poi, come se non bastasse, avevo l'umore sotto i piedi, perché tutti i buoni propositi che facevo sparivano all'istante dopo aver fatto questi abusi, questi sgarri. Era veramente frustrante. Tutti questi dolci poi mi stavano facendo ingrassare e avevo anche perso la fiducia e la stima in me stessa perché non riuscivo a trattenermi di fronte a queste. Ogni volta che facevo dei buoni propositi, poi svanivano come neve al sole. Per non parlare poi di brufoli, pelle grassa, dovevo lavarmi i capelli tutti i giorni, sono andata più volte anche da dermatologi, perché comunque avevo la pelle sempre molto molto grassa, piena di acne. A un certo punto ho detto basta, ho iniziato a cercare e ho trovato che c'erano un sacco di persone col mio problema, col problema delle dipendenze, e ho visto che l'avevano risolto tra mangiando a volontà cibi sani e naturali. Certo, ci sarebbe voluto uno sforzo da parte mia, però preferivo rischiare, fare questo tentativo, dopo tutti quelli che avevo provato, perché volevo liberarmi e non sentirmi più schiava delle dipendenze dal cibo spazzatura. E così ho iniziato a sperimentare la strada della depurazione e indovina che cosa è successo? Non solo in poche settimane ho risolto il problema delle mie dipendenze, ma ho risolto anche tutta un'altra serie svariata di problemi e grazie alla mia esperienza ho aiutato decine e anche centinaia di persone a risolvere il problema delle dipendenze da cibo spazzatura. Ora sicuramente ti starei chiedendo in cosa consiste questa depurazione, è una cosa sicura, è una cosa per tutti? Adesso ti spiego subito. Ora ti voglio dire a chi non è adatto questo percorso. Questo percorso non è adatto alle persone che vogliono tutto e subito. Ci vuole un po' di sforzo per il cambiamento. Non è adatto alle persone che pensano che gli integratori non servono a nulla e non è adatto alle persone che pensano che un percorso di valore debba essere gratuito. Se invece vuoi davvero liberarti dalle dipendenze, vuoi liberarti da questi attacchi di fame smisurate, vuoi liberarti anche dai sensi di colpa, dalla mancanza di fiducia e di autostima in te stessa, vuoi anche perdere peso, vuoi liberarti anche dall'apatia e dalla stanchezza che derivano dall'abuso di cibo spazzatura, allora sei nel posto giusto. Lasciami un ok qui nei commenti e verrai immediatamente ricontattata dal mio assistente virtuale che ti farà delle semplici domande per vedere se possiamo iniziare il percorso insieme. E noi ci vediamo dall'altra parte. Ciao!